Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Satisfactory. In questo episodio volevo iniziare a fare qualcosa. Sì, il problema qual è stato? Energia elettrica. Sì, tanti problemi, ma nonostante tutto siamo riusciti a risolverli. Buona visione. Signorina Felicia, ma quanto tempo che non ci vediamo! E soprattutto, cosa ci facciamo qua? Boh, no, non ne ho la più pallida idea. Assolutamente. Vabbè. Allora, io direi prima di tutto di fare un po' di scorta di materiali. Lascia un gamberetto che si è buggato. Fare scorta di materiali e tornare indietro dall'altro sito, perché là stavo facendo cose. Ma perché sono venuto qui proprio non ho idea, non me lo ricordo. Manica di scemi, ma quanto tempo! Cosa mi avete trovato, eh? Ugo, figuriamoci. Cipa, ma non avevo dubbi. Fava, guarda, figuriamoci. Funcia, ma figuriamoci anche te, sia mai. Ciolla, guarda, proprio. Avete trovato un cazzo. Perfetto, ragazzi, andiamo avanti così che siamo una squadra potente. Allora, io qua vedo che la nostra energia sta scendendo. Dobbiamo andare a investigare perché. E ho anche capito il perché, puttana Eva. Cosa ci fanno qua le scorie? Ma porca troia. Io non capisco perché i materiali mi si sono mischiati in quel modo, porca Eva. Vabbè, c'è un modo per risolvere, sì, assolutamente, l'ho trovato. Dovrò mettere dei separatori di nastri e programmabili e inviare tutti i materiali un po' da una parte e un po' dall'altra. Ok, siamo riusciti a far funzionare di nuovo tutto. In pratica cos'è successo? Che sto producendo tantissime scorie, sia di uranio che di plutonio. L'uranio, le scorie di uranio nell'altra fabbrica non riesco a smaltirle altrettanto velocemente. Di conseguenza la linea si è tappata e il dumper, il trattorino che prima mi porta lì tutte le barre di uranio e plutonio e poi dall'altra parte viene qua e carica per tornare indietro, è arrivato qui che aveva ancora delle scorie, quindi sono finite tutte in questa stazione e poi sono andate in circolo. Andando in circolo mi hanno bloccato praticamente tutto. Mi è andata bene che ho tantissimi accumulatori ovunque, grazie gioco per l'ennesima lagata, e sono riuscito a sopperire alla mancanza di energia, ma è andata bene perché ne ho veramente tanti. Ok, a questo punto dobbiamo tornare, dove cazzo è il tubo? Dobbiamo tornare assolutamente indietro e cercare di aumentare la produzione in qualche modo. Ok, infatti qua come si può vedere adesso ci ho messo altri due container di stoccaggio. Perché ce l'ho messo piccolo quello sopra? Non ne ho la più pallida idea. Comunque dobbiamo andare su e cercare di aumentare a tutti i costi la produzione. Sarà da ridere, eh? Ok, la produzione sicuramente adesso l'abbiamo aumentata e anche di tantissimo, eh? Speriamo bene. Speriamo bene che non mi si blocchi di nuovo tutto. Cosa? Assai probabile. Ok, a quanto pare per ora, il pericolo lo abbiamo scampato. Per ora. Vabbè. Comunque per la cronaca ero partito con quasi, no, più di 250 filtri allo iodio. Me ne sono rimasti 70. Dico solo quello. Va bene. Ma io lo sapevo che ci avrei impiegato l'universo e mezzo. E vaffanculo. La prendo sempre quella far lì. Io non lo sapevo che ci avrei messo una vita e mezza per fare tutto. E difatti così è stato. Sono tipo 3 ore, eh. Sono già 3 ore che sono qui che vado avanti e indietro. Grazie gioco per la lagata, dimenticavo. E per la cronaca, non ho concluso un cazzo. Non ho concluso niente. Va bene. Ah, eccoli. Combinazione qualcuno che si è buggato. Chissà come mai e chissà chi. Ok, ragazzi, dato che è una vita e mezza che bestemmio, almeno voi me la date una soddisfazione. Vi prego. Pava, ecco, appunto, grazie per la soddisfazione. Sciolla, tu sì che sei il mio preferito. Tu sì che sei bravo cagnoloso, lucertoloso, gamberoso che c'è. Ma te ne do un'altra, guarda. Ma te ne do un'altra. Ma ancora una perché te la meriti. Oh, Ugo, vabbè, anche questo può servire, non discuto. Cipa! Vabbè, tienile, non si sa mai, bravo. Funcia? Vabbè, ok, vabbè, anche te. Diciamo che qualcosina servono, l'unico inutile sei tu.
Ok, come si può vedere siamo a 44. Sì, diciamo che ce la facciamo andare bene per ora. Normalmente dovremmo avere 60, più o meno. Però, boh, non so, ci sarà qualche fabbrica ferma, non so per quale... Qualche fabbrica, sì, vabbè, qualche centrale ferma, non so per quale motivo, però adesso va bene, per ora va bene. Oh, signorina Felice, eccoci di nuovo qui. Stiamo costruendo una nuova fabbrichetta che ci servirà per costruire... Qua ci manca della roba, assolutamente sì. Stiamo costruendo una nuova fabbrichetta che ci creerà un materiale che può servirci, ovvero il supercomputer. È un materiale che spesso e volentieri mi ritrovo ad andare avanti e indietro per... sì, ecco. Siamo sempre senza. E quindi ho detto, lo facciamo qua, magari ci serve, poi lo portiamo in giro con i trattori, qualcosa, non lo so, vediamo. E ce lo costruiremo qui. Allora, qui, per la cronaca, dobbiamo ancora creare il dissipatore di calore. E poi ci sposteremo al piano superiore, faremo ancora un piano, ma sì, facciamo ancora un piano, dove con un costruttore, come si chiamano, creeremo il sistema di raffreddamento e poi abbinato all'unità di controllo radio creeremo il supercomputer. Allora, va da sé che qua il dissipatore di calore lo possiamo fare tranquillamente. Ok, mettiamo un assemblatore qua, non un produttore, un costruttore qui per creare lamiera d'alluminio e lamiera di rame. E poi successivamente metteremo un altro coso qui, possibilmente dritto, tolto lo metto qui, dove qui creeremo appunto il dissipatore di calore. Ok, il miscelatore lo mettiamo qua, perché io qua riesco a farci arrivare tutto, praticamente, tutto quello che mi serve. E poi qui davanti mi ci sta anche l'assemblatore, che è quello che mi servirà per craftare il supercomputer. Ok, una bella notizia, devo rifare assolutamente tutto. Perché? Perché questi qua l'ho messi dalla parte sbagliata, cazzo! Ok, anche qua la nostra fabbrichetta per la costruzione del super PC sta prendendo piano piano forma. Adesso mi divertirò a mettere tutti i nastri trasportatori, eccetera, eccetera, eccetera. E cerchiamo di portarla a termine. Voglio dire, ormai la maggior parte delle cose sono fatte, eh. Mi manca molto poco. E ok, per ora fermiamoci qui. Siamo riusciti a risolvere tutto e a costruire in parte la nuova fabbrica del supercomputer. Piano piano adesso mi sistemerò tutto, tempo permettendo, e cercheremo di portarla a termine. Nel prossimo episodio? Nel prossimo episodio andremo avanti. Abbiamo ancora tantissime cose da fare, tantissime cose da esplorare, tantissimi porchi da tirare. Quello va da sé. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate quel cazzo che volete, così lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!